Passiamo ora alla prima testimonianza del professore Hermanos Bulevic, figlio di Alessandro, discendente dei Salvati. Grazie Sindaco, grazie all'ambasciatore di Israele per la sua presenza, grazie a tutte le autorità intervenute e soprattutto grazie a voi tutti, amici e parenti, per essere venuti qui. Prima di tutto voglio anche rappresentare la riconoscenza alle famiglie Matti e Angeli da parte delle nostre cugine Shelly e Sara, figlie di Leo, che le famiglie salvarono, ed è grazie a lui che due nuove generazioni della nostra famiglia sono nate in Australia. Shelly e Sara da Melbourne e gli altri cugini di New York, Ray e Martin, sono profondamente rammaricati di non essere qui, ma purtroppo ci sono le restrizioni ai viaggi legati dal Covid. Mio nonno Sigismondo era nato in un paesino della Polonia, del sud della Polonia, allora era sotto il dominio dell'impero russo, un paesino, anzi agricolo, 4.000 abitanti, metà dei quali erano ebrei. Una famiglia modesta, erano 5 fratelli e mio nonno fin da giovanissimo imparò a fare il sarto. Poi nel 14 fu arruolato nell'esercito dello Zar. L'anno dopo fatto prigioniero dagli ungheresi e poi imprigionato vicino a Fiume, in Istria, che allora dipendeva dalla corona ungherese. Nel 18 liberato, rimane a Fiume, conosce mia nonna Dora, un'ebrea ungherese. Hanno due figli, mio padre Alessandro e mia zia Esther. La sua attività piano piano prospera, aprono una farmacia, sì, una farmacia, una deformazione perché sono medico, aprono una sartoria nel corso principale, si compra una casa, fanno arrivare da Zalushin il nipote Leo che gli viene da coadiuvare nella sartoria e insomma una vita moderatamente benestante, medio borghese. Poi arrivano nel 38 le leggi razziste, tutti gli ebrei buttati fuori dalle scuole, alunni, docenti, dall'università, dal lavoro, dal commercio, dalle libere professioni, dalle assicurazioni, dal mondo della cultura, insomma emarginati da tutta la vita civile. Non solo, ma tutti gli ebrei che avevano ricevuto la cittadinanza italiana dopo il 18, e mio nonno l'aveva ricevuta ben dopo il 18 perché Fiume fu annessa all'Italia con il trattato di Rapallo del 24, perso la cittadinanza, fu loro revocata e diventarono dei senza patria, cioè degli apolidi. Poi allo scoppio della guerra, o meglio quando nel 40 l'Italia entra in guerra, gli apolidi ebrei sono considerati nemici dello Stato italiano e tutti imprigionati in campo internamento. Mio nonno e il nipote Leo vengono internati a Campagna, una località in provincia di Salerno, e costretti a vivere in condizioni malsane. Poi mio nonno fa varie stanze e alla fine riesce a essere trasferito prima a Firenze e poi a Prato come internato libero. Internato libero voleva dire che lui non poteva muoversi da un determinato posto, da un perimetro ben circoscritto, e poi tutti i giorni devo andare a firmare in questura la presenza come un delinquente comune. Quando il 25 luglio del 43 cade il fascismo, mentre tutti celebravano, mio nonno, che aveva visto la caduta di due imperi dopo la guerra del 18, quindi del 14-18, lui ebbe la straordinaria intuizione di prevedere che per gli ebrei sarebbe finita male, sarebbe solo peggiorata. E allora lui era internato a Prato, non poteva muoversi da Prato, mandò mia nonna e mio padre e mia zia a Firenzuola, qui, ad affittare una stanza a casa della famiglia Matti, qui in Corso Villani, vicino alla Folta Bolognese. L'idea di Firenzuola gliel'aveva andata dei coniugi fiumani, anche loro ebrei, i signori Barta, che per l'appunto erano stati internati, tra virgolette, liberi, qui a Firenzuola. Subito dopo l'8 settembre, quando c'è l'occupazione italiana a parte dei tedeschi, loro scappano, tagliano la corda, tutti e cinque, erano cinque, mio nonno, mia nonna, mio padre, mia zia e il nipote Leo, e arrivano a Firenzuola e da qui
si rifugia prima dai matti, poi qualche mese dopo, quando la situazione diventa drammatica e pericolosissima, prima l'uno poi l'altro trovano rifugio a casa degli angeli, che erano parenti dei matti, perché Pietrino Angeli, Pietro Angeli, era il fratello della moglie di Armando Matti, quindi erano famiglie imparentate. Noi, fin da bambini, mio padre, a me e a mia sorella Giulietta, ci aveva sempre parlato dei matti e degli angeli, ci aveva raccontato un sacco di episodi di quando era nascosto, e lui ricordava queste famiglie sempre con tanta gratitudine. E io ricordo, alla fine degli anni 50, io sono del 51, quindi avrò avuto 8-9 anni, che mio padre, mio nonno, mia madre, mia sorella e io venivamo qui a Firenzuola il giorno della Pasqua, la Pasqua cattolica, a portare gli auguri alla famiglia Matti. Arrivavamo alla parrocchia dove c'era Don Renato, credo che fosse con la Chiaia, e lui ci stava aspettando. Poi nel pomeriggio io ricordo di una merenda insieme alle famiglie Matti e Angeli sul greto un torrente, non so se fosse le Cadi sotto o Ponte Roncone. Poi una cosa che la vedo qui davanti agli occhi, ho ancora un ricordo vividissimo: nello stesso periodo della Pasqua cattolica cade più o meno la Pasqua ebraica, che ricorda l'esodo degli ebrei dall'Egitto. Noi la celebriamo con delle cene pasquali. La cena pasquale è preceduta e seguita dalla lettura della Gadà, che è un commento alle vicende dell'esodo, la manna, la Torah su Monte Sinai, la fuga, eccetera. E io mi ricordo mio nonno seduto a capo tavola, lui era un ebreo religioso, vestito con il kitter, che è la tunica bianca che gli ebrei religiosi portano durante le festività, e accanto a lui, al posto d'onore, a capo tavola, con una tonaca nera e una kippa in testa, c'era Don Renato Matti. Io e mia sorella, c'era piccoli, e noi ci si diceva: ma come, noi siamo ebrei, ma che diavolo ci fa un prete a casa nostra per il Pesach, la Pasqua ebraica? Poi, crescendo, diventando adulti, questi ricordi hanno forgiato le nostre coscienze. Eravamo allora ben lontani dalla enciclica di Papa Giovanni XXIII, della nostra etate, o dall'associazione di amicizia ebraico-cristiana di oggi. Però devo dire che questi due personaggi straordinari avevano capito che cos'era veramente lo spirito della religione: l'amicizia, l'umanità, la fraternità, il rispetto. Poi succede che piano piano i protagonisti di tutte queste vicende scompaiono e va avanti trattando la vita di tutti i giorni. Però, come ha detto l'ambasciatore, noi ebrei abbiamo una memoria incancellabile, e particolarmente ricordiamo chi nel corso della nostra storia ci ha fatto del bene. E la storia di Matti e degli angeli a casa nostra è diventata quasi una leggenda. Però non si era fatto nulla, anzi io non avevo fatto nulla. Finché un giorno, era il 2017, mio figlio Adam, stufo di sentire tutti questi discorsi dei matti, prende due corriere, lui che non guida, arriva a Firenzuola, arriva alla biblioteca, trova la bibliotecaria che lo porta a casa, anzi nello studio della dottoressa Matti, lo studio dentistico. E lì, con sua sorpresa ma enorme emozione, trova appeso una locandina che nel 2005, quindi diversi anni prima, c'era riportata una lettera che mia zia aveva scritto nel giorno della memoria del 2005 e mandata al comune. Mia zia abitava al piano di sopra, a me non sapevo nulla, non mi aveva detto nulla, incredibile. E in questa lettera lei ringraziava pubblicamente la famiglia Matti e la famiglia Agi. Descriveva, poi è successa un'altra cosa straordinaria, che mia sorella ha rinvenuto nell'armadio di mio padre, lui nel frattempo era già morto da diversi anni, era morto nel 2002, i diari che mio padre ha scritto giorno per giorno in tempo di guerra, e che poi nascondeva nei muri o che nascondeva sotto i sassi.
e lì descriveva le sue vicissitudini, di tutto quello che gli succedeva incontro, intorno. Lui nascosto a casa dei matti, nella soffitta, mentre una pattuglia tedesca entrava a fare delle tate, per pura fortuna non se ne accorse, e la Clementina e la famiglia rischiarono di essere fucilati insieme a lui. Oppure quando ci fu lo scontro fra partigiani e fascisti qui nel borgo di Firenzuola, con morti e feriti, lui era dietro la persiana che fu il testimone oculare, ci descrisse tutto con una dovizia incredibile di particolari. Poi la fuga a Ponte Roncone, poi la fuga sulla bicicletta di Angiolino Matti, sulla canna bicicletta di Angiolino Matti, che rischiò la pelle, perché per uscire passarono da, aveva 20 anni mio padre, quindi almeno poteva essere un meditente alla leva. Sulla canna della bicicletta Angiolino Matti lo portò fino a Ponte Roncone. Poi le tane, le fughe, le sparatorie, le violenze, di tutto un po'. E però dalle sue descrizioni emerge una cosa straordinaria. Non solo i giusti di oggi, ma tutti i loro figli e i loro parenti, in più occasioni e nelle circostanze più drammatiche, si diedero da fare per aiutare gli Smulevic, quindi furono in carcere. Perché la zona di Firenzuola, come ha detto Drorra, Idar, era un posto pericolosissimo, ci stava costruendo la linea gotica, c'erano pattuglie tedesche e milizie fasciste che pattugliavano non solo il borgo ma anche i territori limitrofi. Poi erano già cominciate le razzie agli ebrei in Italia fin dopo l'8 settembre. All'inizio furono squadre di assassini, le SS, Einsatzkommando dislocati dai paesi baltici, Polonia e Russia, dove avevano già compiuto stermini, massacri e fucilazioni di massa. Furono loro che fecero i primi eccidi in Italia, furono ammazzati a 50 ebrei sul Lago Maggiore, furono loro a fare delle tate nelle principali città, tra cui Firenze e Roma. Fu nel novembre del 1943, quando fu proclamata la Repubblica Sociale, la Repubblica di Salò, che il regime fascista e tedeschi si divisero i compiti. L'apparato fascista, con tutti i suoi apparati, le questure, le prefetture, polizia, carabinieri, a parte quei coraggiosi che si defilavano, pensava a cercare a catturare gli ebrei. Poi gli consigliavano i tedeschi, i quali tedeschi, la SS, gestivano direttamente 4 campi in Italia, quello di Fossoli vicino a Modena, San Dalmazzo vicino a Cuneo, Bolzano e la Risiera di San Sabba vicino a Trieste. E da lì poi, quando avevano un certo numero di ebrei raccattati, partivano i trasporti per i campi di sterminio. Cioè, in parole povere, dopo aver perso sui diritti civili con le leggi razziste del 38, ora gli ebrei erano diventati delle prede da catturare, da derubare e da sterminare. Oggi, permettetemi di dire che mi fa ribrezzo vedere questi rigurgiti di fascismo, dove Mascalzoni e Farabutti in malafede, approfittando del disagio sociale di tanti imbecilli e ignoranti, minimizzano quello che è stato il fascismo. No, signori, il fascismo fu una dittatura spietata, crudele, portò l'Italia alla catastrofe. E per lo sterminio degli ebrei, in Italia il fascismo fu colpevole alla stessa stregua dei nazisti. Quando il regime fascista promulgò una legge, siamo nel novembre del 1943, secondo la quale appunto gli ebrei andavano internati nei campi di sterminio, i miei erano a Firenzuola, a casa dei matti, li portavano il giornale, loro non uscivano, e l'ha preso dal giornale. Si misero tutti tremanti, non sapevano più che fare, tanto più che non solo i matti dovevano denunciare la loro presenza come affittuari, che ovviamente non li denunciavano, ma dovevano denunciare la presenza come ebrei. Si misero a piangere, tremavano, non sapeva più che pesci prendere. Allora vi leggo cosa scrisse in quel giorno
mio padre sul diario, e credo che sia questo che lo Yad Vashem abbia recepito. Grazie a Dio le persone che ci circondano in casa e i loro parenti sono misericordiosi e cercano di confortarci e provvederanno alla nostra sistemazione per l'avvenire, onde cercare di salvarci la vita. Per la qualcosa saremo loro riconoscenti per sempre. E tutti mantengono la promessa. Deciso di dividersi perché in cinque erano troppi. Poi a tappe, piano piano, raggiunsero Pontenocone dagli Angeli. Il cugino Leo fu prima ospitato da Umberto Righini e dalla moglie Gelsomina, e poi anche lui tagliò la corda e andò a Pontenocone. Invece mio padre rimase per 7 mesi nascosto a casa dei matti. Lo misero nella stanza dei figlioli, lui dormiva insieme nello stesso letto di Carlo, il babbo di Lisa e di Stefania, e furono 7 mesi, lui non usciva mai da quella stanza, li portavano da mangiare in quel poco che ci avevano nella stanza. Solo una volta uscì in cucina ed era il giorno di Natale del 1943, quando la famiglia Matti, che erano poveri, decisero di dividere con lui il poco da mangiare che avevano nella cena di Natale. E mio padre, nel suo diario, ricordava con commozione questo. Vorrei concludere. E vorrei realmente dedicare le onorificenze di oggi non solo ai giusti, ma oltre a tutti i loro figli, anche a Umberto Righini, che era nei momenti di bisogno era sempre pronto, e nei momenti di pericolo era sempre pronto a dare una mano, o ad Ancilla Donnini, parente dei Matti, che li nascose in una grotta in cima alla montagna dietro casa sua alla spiaggia, e poi arrampicandosi portava loro da mangiare ancora caldo. E poi voglio ricordare la signora Maria Rossetti alle case di sotto, dove i miei trascorsero gli ultimi 2 mesi prima della liberazione. E poi, come aveva anticipato qualcuno, alla pari dei Matti e degli Angeli ci furono altre famiglie che salvarono degli ebrei. Mi riferisco ai coniugi Scelman, erano 2 ebrei anche loro fiumani, furono nascosti prima dalla famiglia di Valeriano Battistini, poi da quella del dottor Guglielmo Zini, della farmacia, e quando pochi giorni prima della liberazione, se non sbaglio il 12 settembre del 1944, Firenzuola fu bombardata dagli alleati e da Sassuolo, loro emersero incolumi dalle macerie della farmacia. E poi Giuseppe Ventura con la moglie Amalia Polacco e il figlio Edoardo. Sono strafelice di vedere qui Sandro e Piero, figli di Edoardo. Loro erano ebrei fiorentini scappati, un carabiniere, Armando Calamini, un eroe, disse loro: domani veniamo a prendervi, scappate, e gli diede l'indirizzo dei suoi familiari che stavano, la famiglia Brunetti, Adolfo e Chiarina, che abitavano all'Alpe di Casetta di Chiara. Concludo velocemente con un ricordo di mio padre. Era il 2002, lui stava per lasciarci, era sereno e lucidissimo come era stato negli ultimi mesi di malattia. Eravamo intorno a lui e lui cominciò a un certo punto a raccontarci di Firenzuola, tante cose che non sapevamo, era sempre a scherzare, ma andò avanti per un'ora. Un fiume in piena, evidentemente si rendeva conto di essere a disgoccioli. Poi a un certo punto cambiò intorno alla voce e commosso si mise a dire: non ho fatto abbastanza per ringraziare. Ebbene, oggi il ciclo si chiude e io, il cerchio si chiude e io con immensa felicità vorrei recitare un'antica benedizione ebraica di ringraziamento. Baruch ata Adonai Eloheinu Elech HaOlam Shehecheyanu Vekiyemanu Vegiyanu Lazman Hazeh. Amen.
Benedetto tuo Signore nostro Dio, Re del mondo e dell'universo, che ci hai mantenuto in vita, che ci hai sostenuto e ci hai fatto arrivare fino a questo momento. Amen.